Rieccoci in studio, sempre in diretta, seconda parte dell'eccezionale TV edizione del lunedì. Abbiamo parlato della sconfitta amara, dolorosa del Gallipoli contro il Taranto allo Icovone per 1-0. Ora ci soffermiamo invece su quello che è stato il pareggio, terzo di fila, Giorgio, del Nardò. Che pareggio è stato? È stata una brutta partita quella interpretata dai Granata, sicuramente in una delle peggiori partite della stagione, però ricordiamo che nei tre pareggi uno viene contro il Taranto e quindi il 2-2 dello Iacopone sicuramente il peso pareggio diverso. Sì, ha un peso diverso rispetto a tutti gli altri. Il secondo è prematurato allo stadio Pippi Specchia di Galatina, anch'esso un pareggio alquanto particolare. Non c'erano tutti i tifosi del Nardò in quanto campo neutro, mentre l'ultimo non c'è da giustificare nulla, perché forse il Nardò non meritava nemmeno il pareggio. Però apriamo la piccolissima parentesi: qual è la situazione dello stadio lì del Manto Erboso a Nardò? La situazione è in ripresa, sicuramente domenica il Nardò giocherà tra le muramiche, ritornerà tra le muramiche, quindi di nuovo i tifosi potranno esultare. Buona notizia. Dicevamo, tre pareggi di fila, è un Nardò che sta tirando il fiato o ci possono essere delle altre cause a tuo modo di vedere? No, po' di aria troppo fina dal classifica. Il Serragno ha sempre predicato di mantenere i piedi per terra e ha detto in più circostanze che ci saranno dei momenti negativi e forse il Nardò sta attraversando proprio questo momento negativo in questo momento. Speriamo si possa riprendere per poter lottare come ha fatto finora per l'alta classifica. Perlomeno si stanno limitando i danni in classifica. Sì, esatto. Quello è il lato positivo. Giorgio, tra le note lite di questo pareggio c'è Lattanzio. Questo elemento continua a segnare ancora. Sì, Lattanzio è un calciatore molto forte, di certo non sono io a scoprirlo. Ha fatto molto bene lo scorso anno ad Andria, sta facendo benissimo qui a Nardò con 10 reti messe a segno. Mister Ragno dà piena fiducia a lui, si spera possa continuare a segnare come ha fatto finora. Ecco. Il mister di certo non avrà preso bene ieri il pareggio di Genazzano contro il Serpentaria. Secondo te su cosa farà leva la ripresa per scuotere il gruppo Granata in vista della partita col Marcianise? Sicuramente Mister Ragno cercherà di spronare i suoi ragazzi in qualsiasi modo possibile. So che ogni martedì tiene i ragazzi, è una piccola parentesi questa ad aprire, non credo che Mister Ragno ci stia ascoltando, altrimenti Mister Ragno ogni martedì tiene i suoi ragazzi almeno un'ora nello spogliatoio per cercare di capire gli errori fatti la domenica precedente e troverà sicuramente le parole giuste per poter affrontare il Marcianise di domenica prossima. Basterà un'ora stavolta? Speriamo di sì. In conferenza ieri l'allenatore ha ricordato gli obiettivi del Nardò, non l'alta classifica ma un campionato tranquillo. Esatto. Come giudichi queste dichiarazioni? Esatto, le giudico giuste perché il Nardò è sempre, gli obiettivi del Nardò sono sempre stati una salvezza tranquilla e a dicembre si verrà, dicono tutti, lo dico anch'io perché è così d'altronde. Finora abbiamo fatto non bene ma benissimo, seppur nell'ultimo periodo la squadra non si stia comportando proprio alla grande. Però sicuramente riusciremo a risalire. Sì, abbiamo in collegamento uno dei migliori ieri nel pareggio di Genazzano contro il Serpentara, Alessio Palmisano. Buon pomeriggio Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Alessio, una tua grande prestazione, ieri è stato il migliore in campo del Nardò, non è bastato a portare 3 punti. Che partita è stata secondo a tuo modo di vedere? Non siamo riusciti a portare i 3 punti a casa e sicuramente non è stata una partita facile, sappiamo che comunque ogni squadra, anche se si trova giù in classifica, nelle ultime posizioni, non significa niente, ogni partita è difficile, quindi bisogna lottare per portare la vittoria a casa. Ieri ne abbiamo avuto la conferma, sicuramente non c'è stata quella giusta mentalità, non so cosa ci è accaduto. Però andiamo avanti. C'è stato un approccio sbagliato a tuo modo di vedere? Ma un approccio sbagliato non lo so, noi scendiamo sempre in campo che comunque di vincere, sapevamo che comunque non era facile, abbiamo anche giocato con qualche giocatore che entrava da qualche infortunio, qualcuno che non giocava da tanto tempo e poi qualcun altro ancora in qualche posizione non sua. Quindi diciamo forse abbiamo subito un po' questa cosa, non lo so.
però noi scendiamo sempre in campo per vincere e lottare fino al massimo. L'atteggiamento in campo vi ha permesso di mettere in pratica ciò che avete preparato in settimana, o il Serpentara vi ha sorpreso con qualche mossa tattica? Ma il mister ci aveva parlato, ci aveva detto che comunque loro potevano giocare 3-5-2, 3-4-3, in diversi moduli. Infatti abbiamo sempre anche noi cambiato parecchie volte modulo per fronteggiarli, quindi non è che ci ha messo, forse dovevamo essere ancora più concentrati soprattutto sul vantaggio e cercare di mantenere quel risultato, però purtroppo è successo quello che è successo, non ci possiamo fare, possiamo farci niente, dico, dobbiamo continuare comunque martedì, domani ne parleremo col mister, vedremo gli errori che abbiamo fatto e vedremo un po', e cercare di migliorare su quello che abbiamo sbagliato e andare avanti, pensare poi alla già domenica prossima contro l'altra squadra, sicuramente insomma, abbastanza forte, vediamo. Ciao Alessio, sono Tommaso Micelli. Allora, il Nardò è partito inseguendo l'obiettivo salvezza, poi con il passare delle giornate ci si è resi conto che forse si poteva puntare anche a qualcosa di più, si può ancora puntare a qualcosa di più. Quello di ieri è il terzo pareggio consecutivo, sono solo 3 passi falsi o forse manca qualcosa di più importante? Inizia a mancare qualcosa. Ma inizia a mancare qualcosa, come ho detto, sono 3 pareggi e dico, siamo ancora primi e penso che poi ogni squadra ha un calo fisico, mentale, quello come lo volete chiamare voi, però dico, è normale in una squadra di calcio, ce l'hanno tutti, noi non so se comunque serve qualcosa, sappiamo che il nostro obiettivo è salvarci, fare questa salvezza tranquilla, cercheremo sempre di dare il massimo, di vincere tutte le partite, noi entriamo sempre in campo per vincere tutte le partite, poi vediamo a dicembre come siamo messi e come vorrà fare la società, noi comunque mettiamo sempre a disposizione quello che possiamo. Uno dei migliori ieri, uno dei migliori anche in questo avvio di campionato, una freccia sulla fascia, ottimo anche nel centrocampo a 3 e anche presente in fase realizzativa, avresti scommesso su un avvio di campionato così esaltante? Ma ci hai scommesso, no, questa è la domanda un po' difficile, non lo so, so che comunque il mister mi mette anche in condizioni di poter fare bene anche i miei compagni e quindi cerco di fare quello che posso. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica col Marcianise? Ritornerete davanti al vostro pubblico, un fattore importante? Ma sicuramente, sappiamo tutti che comunque ci manca il nostro campo, ci manca la vera tifoseria che conosciamo bene, forse anche questo ci ha penalizzato un po' in queste partite, quella anche contro il Potenza Galatina, sappiamo benissimo, speriamo di ritornarci domenica e vedremo. Alessio, ti ringrazio per la disponibilità e ti auguro un buon lavoro in vista della settimana che vi porta a questa partita in casa contro il Marcianise. Grazie anche a voi. Giorgio, Alessio Palmisano ha menzionato il rientro in campo di qualche giocatore dall'infortunio, tra gli altri c'è anche Ricciardo, te l'ho schierato per la prima volta dal primo minuto, cosa ne pensi di questo calciatore un po' in difficoltà? Sì, credo che potenzialmente Ricciardo sia un buon calciatore, ma non si sta esprimendo al massimo livello, probabilmente non si è ancora ambientato, ma credo e spero che possa trovare la giusta forma per far gioire i tifosi del team. Sta arrivando dicembre, periodo di mercato, chi prenderesti per puntellare il Nardò o magari anche chi avresti tenuto della formazione della scorsa stagione? Questa è una bella domanda. Sicuramente lo scorso anno avrei tenuto su tutti Daniele Fiorentino, un centrocampista duro e abbastanza duttile. Per chi prenderei? Sicuramente a me piace tantissimo Roberto Taurino, in forza attualmente alla Virtus Francavilla. Un calciatore come Taurino non è da tutti averlo in squadra. Poi anche il mio amico Diego De Giorgi, che colgo l'occasione per salutarlo. Dici i ruoli, Giorgio? Roberto Taurino, difensore centrale, Diego De Giorgi, esterno difensivo, e poi, perché no, Alberto Frigeri, ce l'abbiamo tanto in porta, nulla da togliere al nostro Gianmarco Ghironi.
Alberto, tu un campionato l'hai vinto con il Como, qual è il segreto per quando si sta in vetta? Segreti, no, devi cercare comunque di instaurare quella mentalità che ti porta sempre a sbagliare il meno possibile in ogni partita e poi giocare tutte le partite come se fosse la finale di Champions League, anche se è in Serie D, però devi entrare sempre con la mentalità che è vivere o morire, quindi non c'è nulla da scherzare né sbagliare, devi sbagliare il meno possibile e cercare di portare a casa sempre il risultato. Ed è vero anche che bisogna saper fare gruppo, essere un grande gruppo, sì. O è un luogo comune? No, il gruppo è importantissimo, infatti noi a Gallipoli è uno spogliatoio unito, un gruppo fantastico, infatti io mi trovo veramente bene, e anche perché è la prima esperienza al sud e quando sono arrivato avevo sotto questo punto di vista un po' di perplessità, che ovviamente dopo solo pochi giorni, dopo una settimana, 10 giorni che ero nel gruppo, mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia, proprio a mio agio, e mi trovo veramente bene. Il gruppo è fondamentale. Siamo in chiusura, ma c'è ancora una domanda dal web per te. Sì, allora in realtà sono diverse domande, ci sono Desiree, Ludovico e Angelo che chiedono se il Gallipoli può ancora recuperare il terreno perso in partenza. E poi prima abbiamo detto che a questo Gallipoli potrebbe essere utile qualche innesto di esperienza. In quale ruolo? In particolare c'è Aldo che dice: abbiamo un grande numero uno, una difesa forte, ma se non c'è chi la butta dentro è dura a risalire. Sì, penso che gli innesti ci siano, bisognerebbe farli nel reparto in attacco, una vera prima punta. Noi abbiamo Francese e Negro che sono due ottimi giocatori, però non sono due prime punte, sono due mezze punte esterne, quindi ci vorrebbe una prima punta. Poi per il resto comunque siamo coperti in quasi tutti i ruoli, magari altri innesti che servono a darci il cambio quando abbiamo qualche situazione di emergenza, espulsioni, infortuni, servirebbe, però fondamentalmente è la prima punta. E l'altra domanda? L'altra domanda è se il Gallipoli può ancora sperare nel tempo. Sì. Secondo me sì. Bene, siamo giunti al momento tanto atteso da parte dei tifosi, vale a dire quello dell'assegnazione della maglia ufficiale del Gallipoli questa settimana, che è quella che vedete inquadrata qui sulla nostra scrivania, offerta da Top Players, come dicevamo in apertura. Dunque, Tommaso, quanti sono i 25. Partecipanti? 25. 25. Allora, Alberto, ti chiediamo di dire un numero da 1 a 25. Io dico 20. Ah, io pensavo 1. No, la data di nascita è il 20, quindi. Ah, perfetto. Quindi, Tommaso, chi è il numero 20? Aldo Oliveti. Non è una ragazza. Si cercava di dare una maglia del Gallipoli anche, cioè si cercava, ipotizzavamo che potesse vincere una tifosa, perché per il Nardò già è successo. Ovviamente complimenti a chi si è aggiudicato il premio, l'invito è quello che facciamo a tutti i nostri amici che ci seguono con simpatia, poi magari inviateci una foto di voi che indossate la maglia, sarà pubblicata sul nostro profilo Facebook e sarà il modo per ufficializzare che avete ricevuto questo premio messo in palio. Bene, ci fermiamo qui, io ringrazio i nostri ospiti, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione sia del Gallipoli che del Nardò. L'appuntamento che vi do è quello di domani sera alle 21 con l'eccezionale TV del martedì, in cui parleremo del Lecce, ricordiamo Gianluca Freddi ospite in studio insieme a Gavino Coraduzza, il noto opinionista del calcio leccese. Per quanto riguarda però i saluti finali, io già l'ho fatto, saluto Gabriele, saluto Tommaso, saluto Michelle e anche Angelo in regia. Vai, saluti finali ragazzi, a voi. Sì, ricordiamo i prossimi impegni delle formazioni salentine in Serie D, la 13ª giornata. Perfetto. Vedrà il Nardò opposto al Marcianise e al Giovanni Paolo II, il Gallipoli sarà impegnato nella sfida salvezza contro il Fanalino di Coda Picerno e l'Antonio Bianco. Benissimo, Tommaso. Io ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito e ci vediamo domani con Gianluca Freddi in studio. Perfetto, grazie ancora per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.